Ciao ragazzi, è arrivato il giorno, sono venuto a ritirare la Lambo dal mitico e in assoluto MV Car Marco. Marco, ottimo lavoro questo, eh? Puttana. Vogliamo spiegare ai ragazzi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rifatto il cofano perché aveva alcune piccole imperfezioni, ma noi le abbiamo sistemate. Ragazzi, adesso brilla molto di più, non ha più la differenza. Sul parafango l'abbiamo rifatto, l'abbiamo lucidato, cerata, sì. Impacchettato per Natale. Fantastica. C'è da ricordare che siamo sotto Natale. Grande Marco, grazie. Grazie top. A te. Adesso andiamo da Old a fare la parte meccanica. Ci sono state delle chicche un po' complicate qua da Marco, ma non ve lo dico perché appena si potrà la farò. Avevo una chicca sui cerchi, però ci sono state un po' di problematiche. Però guardate, anche il paraurti posteriore a furia di botti e cose così, alla fine alla grande, pronunciato tutto perfetto. Cosa dire ragazzi? Una bomba. E qua cosa abbiamo? Puttana, il saldo finale! Quant'è la cifra? Puttana ragazzi, che pomello! Che chicchia ragazzi, che colore! Siamo sotto le feste di Natale, come potete vedere mi trovo qua a Torino, quanta neve. Sono appena andato via da MV Car, da Marco, e mi hanno fatto dei lavori assurdi. Allora, il cofano, come potete vedere, è rimasto come in origine, bello brillante, non è più color sena più scuro, se vi ricordate. La chicca che avevo qua me l'hanno sistemata, avevo delle sospensioni scoppiate e avevo toccato e me l'hanno sistemato perfettamente. Seguimi Ale. A me piace molto la leva del cambio, molto bella, ci sta. Paraurti posteriore sistemato, che con i bang e le cose praticamente ballava tutto, è stato rimesso su bene, l'estrattore a posto. C'era una chicca un po' particolare che aspettavo da Marco, ma è finita la vernice purtroppo. La prossima volta avrò una chicca sui cerchi che è una bomba. Non ve la spiego perché sennò poi mi viene accoppiata e sarà una bella bomba. Adesso niente, ho lasciato MV per portare la macchina da Old. E qua ce ne saranno delle belle. La famiglia Old è pronta e vi elencherò i lavori che vi faranno. Tra 2 o 3 giorni per Natale sarà pronta. Lambo è arrivata sotto i ferri di Rose alla grande famiglia per dei grossi cambiamenti, come da promesso. Osvaldo ci spiegherà bene cosa andrà a cambiare della Lambo. Vedrete che gran lavoro. Osvaldo, ciao carissimo. Ciao Lambo. Dalla, se ti voglio bene. Grande. Spiegherà adesso tutti i dettagli lui e buona visione. Vai Osvaldo. Allora, Lambo ha sempre detto a tutti la problematica con questa macchina, ma in realtà non aveva problematiche. Noi abbiamo fatto questa macchina appositamente per lui, perché lui piace fare dello show, quindi botti, certo, fiamme e via discorrendo. Quindi abbiamo creato un motore appositamente per fare questo, di conseguenza ci siamo andati dietro con i nostri componenti. Adesso, visto che siamo stufi, ma non stufi di Lambo, stufi della gente che dice che la macchina di Lambo non va un cazzo, perché non è stata progettata per fare degli spari o per tirar fuori delle cavallerie astronomiche, ma giusto per un Lambo show, come esatto, tutti voi conoscete. Esatto. Adesso dimostreremo che anche la macchina di Lambo sarà in grado di fare non solo lo show, ma anche le grandi cose. C'è da dire che non montava una frizione rinforzata, quindi montava una frizione comunissima, una 500 Abarth, quindi soffriva anche di pattinamento a livello di spunto. E diciamolo pure, si incollava. Si incollava. Adesso io devo mettere un volano fisso, un disco a petali platino e rame, non troppo aggressivo, e uno spingidisco. Qui abbiamo una chicca che è un turbo sempre 2860 come monta già di serie 1, però ma la sua chicca è quella che lo andiamo a far attaccare un pelino prima e riusciamo a mantenere la coppia fino al massimo del regime. Un'altra spada di Adamo, lo chiamare wow, così, sono i collettori che li rompevi tutte le settimane. Sì, ma ok, vuoi spiegare il perché, la funzione di questi collettori, come mi hai spiegato a me? Certamente sì. Allora, c'è da dire che, come noi abbiamo sempre decantato, DMZ è il produttore dei nostri collettori, è un collettore garantito a vita perché non si deve rompere. Lambo li ha rotti anche più di una volta.
volta, ma perché noi fa shock. Bravo. Quindi di comune accordo con DMZ abbiamo realizzato un collettore appositamente per Lambo. Wow. Questo collettore qui è un collettore rinforzato, come possiamo vedere dalla parte di sotto, dove c'è il 4 in 1, quindi siamo andati a legare i 4 tubi ancora con un fazzoletto e siamo andati ad aumentare la dimensione del tubo. Questo perché? Perché così quando avremo temperature oltre la resistenza del materiale, essendo più spesso, andiamo a sopperire la sofferenza di rottura. Quindi potrò continuare a fare il mio Lambo Show o no? Potrei continuare, ma una volta potrei fare il Lambo Show e una volta potrei fare lo sparo. Giustamente, con le Q-Master tutto è possibile. Tutto è possibile. Sulla macchina di Lambo non manca nulla. Non manca nulla. E volevo dire una cosa, perché la mia ignoranza era quella che praticamente io vedevo i collettori che praticamente fuoriusciva lo scarico e sfiatava. Quindi la resa, sì, potevo perdere qualcosina, ma non quel granché. Invece no, ragazzi, il funzionamento dei collettori, come si può dire, fa il passaggio in testa, giusto, da come mi spiegavi. Quindi non sentivo quello sfiato da smarmittato, da quello sfiato, ma proprio la resa. Quindi la testa, avendo una testa come me l'hai fatta tu, che solo tu sai, non rendeva l'auto, giusto? Avendo un collettore rotto, pesato, non facciamo altro che i gas di scarico che escono dalla testa, sì, passano dentro il collettore. Perfetto. E vanno all'interno del tubo. Se io ho delle perdite nel collettore, non avrò più la stessa portata d'aria dei gas di scarico, quindi la turbina girerà molto più lentamente. Ah, ecco perché non era più impressionante, no, l'attentato. Lo scoot della turbina si alza. Minchia, ragazzi, non vedo l'ora di provarlo. Veramente, il problema principale per me è questo, perché non la sentivo più. Cioè, saliva, perché la resa ce l'hai, però ce l'hai dopo tanto, già la turbina, tanto lag. Questo problema qui, ed ero quasi fermo, prendeva troppo negli altri. Quindi non vedo l'ora di provare Osby e provare questa turbina con un lag inferiore di quella che ho molto attualmente, giusto? Quanto può la carica? 3? 3 adesso 2. La proveremo, ma dovremo stare intorno ai 3.8. Ok. Vogliamo dire anche il creatore di questa turbina, certo, qua, lo facciamo anche vedere, in questo, sì, video pubblicizziamo il suo nome. È un'azienda che ha voluto lavorare con noi e tirar fuori nuovi progetti. Quindi contiamo tanto su questo progetto perché è stato fatto prima di tutto con passione. Grande. E poi è un progetto. Ne approfitto, ragazzi, per fare gli auguri a tutti quanti da parte di Old e Lambo. Vi aspetto numerosissime ai prossimi eventi. Lambo Show continuerà ancora. A presto, grazie Osva. Ciao ragazzi, ciao, auguri, buon Natale.